E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Come avete già visto dal titolo della copertina, oggi andremo a provare lo Street Food Tour 2024 che si terrà a Udine. Ovviamente ragazzi non sarò da solo, ma ci sarà anche Leo che torna sul canale dopo ben 10 mesi. L'ultimo video che abbiamo fatto è quello della challenge con l'acqua, ve lo lascio qui sopra. Ovviamente Danny, anche se non è scontato che ultimamente non c'è mai, cioè sparisce, boh. Non è mai disponibile. E per concludere l'ultimo ospite sarà Federico, che l'avete già visto nel video del ristorante etiope e nel video della recensione dell'Apple Watch. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo direttamente a Udine. Ragazzi, sono qui con Leo e adesso vediamo, perché ce ne sono tantissimi, abbiamo fatto un giro. Sì. E ce n'è di tutti i colori, di tutti i tipi. Da Grecia, romana, messicana. Poi romana, siciliana, americana, di tutto e di più, quindi vediamo cosa riusciamo ad assaggiare. Ragazzi, proveremo i supplì, 3 pezzi a 6 euro, niente male. Li abbiamo presi, tra l'altro in questo locale fanno anche la riccia IGP di Ariccia. Intendevo la porchetta di Ariccia, non la riccia di Ariccia. Giustamente. Proviamo questi supplì. Scottano. Va detto buoni. Buoni. Di solito a me non piacciono, perché il riso dentro non è che mi esalta tanto. No, io li avevo provati a Roma, molto buoni. E sono simili. Quindi anche di qualità, rispettano le aspettative. Voto? 8,5. Vabbè, per me è 8, buono. E quindi adesso andiamo dal gnocco fritto. E prendiamo quello col prosciutto crudo. Ragazzi, come dicevo, l'antica ricetta emiliana. Alleluia. Sì, madonna. Più tempo del previsto, però almeno è arrivato. È arrivato. E tra l'altro 10 euro. Vediamo com'è, in base a quello decidiamo se ne vale la pena. Morbidissimo. Non l'avevo mai assaggiato. Buonissimo. Anche il prosciutto buono. Sì. Sai cosa? Solo il prosciutto sono 5 euro solo di quello. Sì. Voto? Questo 9 anche. 8. Io lo metto leggermente sotto. Sì. È che a me piace tanto il prosciutto. No, ma ok, ma quello è il prosciutto alla fine. Ma l'abbigliamento mi piace un botto. Sì, però io lo metto sotto il supplì. Vediamo al prossimo. Dovrebbe essere un dolce il prossimo. Ci vediamo al dolce allora. Ragazzi, adesso proveremo i cannoli siciliani. Prendiamo crema di pistacchio con crema di pistacchio di Bronte. Ragazzi, eccoci qua. Guardate che bello il cannolo col pistacchio. E il caramello salato. Ah sì, anche il caramello. Dov'è il caramello? Ecco. Ah, è quello. Boh, io prendo col pistacchio. Sì, assaggiamo. Mi ero dimenticato, hai i canditi qui. Diciamo che è buono lo stesso. Sarà buono. Mai mangiato un cannolo così buono? Io non mi ricordo quando sono stato in Sicilia di averlo mangiato, quindi. Voto? Per essere un dolce, 8,5. 9, buono. Poi, voto generale di oggi? 9. Ma anche 9, sì. Ci vediamo prossimamente. Ciao. Ciao. Ragazzi, piove e siamo con Danny. Vediamo cosa prende lei. Stasera invece sarò con Fede, quello con cui ho fatto il video dell'Apple Watch. Questo è tutto chiuso, però siamo stati con Leo, quindi... ma anche la gnocco, raga, è tutto chiuso. Eh sì, è chiuso per maltempo, quindi con Danny purtroppo non proveremo niente. Però almeno in questo video parteciperai, anche se non mangi niente, ci sarai lo stesso. Quindi ci vediamo direttamente stasera con Fede, ciao! Ed eccoci qua con Fede, siamo di notte. E adesso iniziamo il tour notturno. Iniziamo con un antipastino dal posto in cui l'altro giorno con Leo ho preso il gnocco fritto. Ragazzi, alla fine scegliamo frittatine con piselli e mozzarella. Eccoci qua ragazzi, sono arrivate. Stage emiliano. Sì, proviamo. Non pensavo così buone. Buono, mi ricordo un po' l'arancino. Sì, però più buono. Bello cremoso. Questo sì, è molto più cremoso. Ragazzi, questo ha provato. Per me è un 9. 8,5. Andiamo al prossimo pasto. Hot dog? Sì, hot dog. Hot dog romano. Ragazzi, alla fine abbiamo scelto matriccia dog, quindi con la matriciana. È arrivato, guardate che bello. Adesso ci sentite anche meglio che abbiamo i microfoni. Sotto mia richiesta. Per te che devi cenare è perfetto, per me un po' meno. Come facciamo qua? Trappa con i denti. Ah, ok. Io censuro. Vieni. Porco. Facciamo finta che non mi è successo niente alla mia scarpa sinistra e andiamo avanti. Sarà buono lo stesso. Cos'è sto croccante? È vero, è buono. Questo è il migliore hot dog che abbia mai mangiato. Soddisfatto anche di questo, gli do un bel... Mi
bello 8 e mezzo. 8? 8. Andiamo all'hamburger di... Sì, ma lasciami un attimo. Ah, comunque l'antipasto di prima 6 euro, mentre questo 8 euro. 8 euro. Quindi... Meglio forse questo. Forse meglio questo, sì. Per rapporto. Qualità-prezzo, meglio questo, sì. E quantità. Per finire il salato, siamo qua da Porto Brado. L'unico originale imitabile premiato miglior panino d'Europa 2017-2022. Tutte balle. Beh, speriamo di no, dai. Tra l'altro, made in Toscani. Alla fine Francesco ha scelto Toscani. Ragazzi, eccoci. Assaggia prima Fede che prende solo un morso e poi lo mangio io perché non ho cenato stasera. Com'è? Sì, mi piace. La carne è buona. Sai cosa? Il pane? Pane poi, rispetto a quello di prima. Il pane è senza sale. Perché il pane toscano è senza sale. E quindi quello che dà sapore è ripieno. Il contenuto. Questo voto 8 e mezzo. Ragazzi, ho finito il panino. Andiamo a prendere il cannolo. Così vediamo cosa dice anche lui. Eccoci. È l'ora del dessert. Bravo. Marchese Cannoli. Giusto? Sì, bravo. Andatelo a seguire su Instagram che fa dei cannoli pazzeschi. Andiamo col caramello salato. Cin cin. Molto buono. Come me l'aspettavo. Questi qua sono assurdi, ma di solito quelli che prendo io al supermercato, in pasticceria così, non sono così buoni. Assaggiamo quello con l'arancia. Ancora più buono. Dovresti calmarti quando mangi il cannolo. Sta creando la dipendenza. Adesso mi sono innamorato del cannolo. Anche l'arancia, mai assaggiato un'arancia... Vabbè. No, candita intendo. Okay. Cioè, non è dolce, è tipo agrumata. Non è indescrivibile, sì. 10. Tu quanto dai? 9 dai. Ragazzi, mi sa che qua il video finisce. Questo è tutto quello che abbiamo provato in questo street food. Direi che basta così. Quello che ci ispirava di più. E quello che siamo riusciti a mangiare, perché non è che possiamo mangiare tutto. Purtroppo io avevo già accennato. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e lasciate un like. Non c'è nient'altro da dire. Ci vediamo a un prossimo video. Saluti. Ciao ciao.